Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di fitoterapia, che è una delle metodiche terapeutiche utilizzate dal naturopata. Faremo anche un breve accenno alla gemmoterapia e al drenaggio fitoterapico. Per farlo ho il piacere di essere ancora una volta in collegamento con la dottoressa Fabiola Savone. Buonasera dottoressa, buonasera. Che piacere rivederla. Buonasera e grazie per l'invito e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Quindi dottoressa, oggi ci occuperemo di fitoterapia. Quindi in passato conoscere le piante e le loro virtù era fondamentale per la terapia medica antica, in quanto corrispondeva all'unica soluzione possibile per la cura delle malattie. Addirittura recentemente anche l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha stimato che le piante officinali e la fitoterapia rappresentano attualmente la principale risorsa terapeutica per i 2/3 della popolazione mondiale. Quindi dottoressa, ci può parlare brevemente della fitoterapia? Certo, allora le piante officinali sono sempre state utilizzate dall'uomo per la cura delle più svariate patologie. Infatti la pratica della fitoterapia possiamo dire che è antica quasi quanto l'uomo. Ed è infatti quindi la più antica pratica medica utilizzata in tutto il mondo. Però nel corso dei millenni la fitoterapia ha subito un'evoluzione costante, passando da un utilizzo prettamente intuitivo ed istintivo ad un utilizzo basato sulla conoscenza chimico-fisica e farmacologica dei principi attivi. Pertanto noi utilizziamo una pianta non perché ce lo suggerisce la tradizione, ma perché ci sono attenti studi scientifici che ne dimostrano l'efficacia. La fitoterapia inoltre è una metodica terapeutica, ma è la metodica terapeutica maggiormente utilizzata in naturopatia. Il termine fitoterapia deriva dal greco phyton, pianta, terapeia, cura. E è proprio quella pratica medica che prevede l'utilizzo di piante ed estratti di piante proprio per la cura di svariate tipologie di disturbi e patologie, oltre che per il mantenimento di uno stato di benessere psicofisico. La pratica della fitoterapia è diffusa a livello internazionale e in molti stati dell'Unione Europea possiamo dire quindi che viene proposta proprio come disciplina universitaria. Di recente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che praticamente almeno l'80% della popolazione mondiale trova nelle piante la principale fonte terapeutica. Il punto di forza della fitoterapia però non è il singolo principio attivo utilizzato anche dalla maggior parte della medicina di sintesi, ma il suo fitocomplesso, cioè l'insieme delle sostanze presenti nella parte di pianta che andiamo a utilizzare come medicamento, complessivamente responsabili dell'azione terapeutica. Nel fitocomplesso, oltre al principio attivo, sono presenti tutta una serie di sostanze inerti e sostanze regolatrici dell'attività farmacologica. Queste sostanze hanno come vantaggio la riduzione di possibili effetti collaterali, permettono una migliore efficacia dei principi attivi e praticamente hanno una molteplicità di azione. Questo permette di curare con un unico rimedio più patologie. Ad esempio, se consideriamo l'aglio, che oltre a ridurre i livelli di colesterolo e ad avere un'azione antiaggregante diastrinica, ha anche un'azione ipotensiva e antibatterica. Infatti, le piante officinali, oltre a svolgere un'efficace attività sintomatica, vanno proprio a stimolare la capacità di reazione dell'organismo. E questo in maniera sistemica, quindi andando ad agire su tutto il corpo e non solo sul singolo organo. Argomento affascinante, dottoressa, a parte efficace. Quindi, dottoressa, una branca della fitoterapia è la gemmoterapia. Che cos'è? Allora, una branca, appunto, come ha anticipato lei, della fitoterapia è la gemmoterapia o meristemoterapia, che è proprio una metodica terapeutica che viene utilizzata per la prevenzione e la cura di svariate tipologie di disturbi
patologie, sia acute che croniche, umane e veterinarie, che prevede appunto l'utilizzo di gemme e di tessuti vegetali freschi ancora in via di accrescimento, in pratica proprio le parti più giovani della pianta, al contrario della fitoterapia, dove invece andiamo ad utilizzare le parti adulte della pianta. La gemmoterapia inoltre è priva di effetti collaterali, può essere utilizzata sia dagli adulti che dai bambini, dalle donne in gravidanza o dalle donne che si trovano in fase di allattamento, oltre che dai nostri amici a quattro zampe. E, diciamo che le parti delle piante che andiamo ad utilizzare in gemmoterapia sono quindi, come abbiamo già anticipato prima, le gemme, i boccioli, i giovani getti, le giovani radici, la linfa, le scorze interne dei giovani rami e radici, i semi e qualsiasi altro tessuto embrionale o tessuto in fase di accrescimento. Questi tessuti utilizzati in gemmoterapia sono ricchi di sostanze quali le auxine, gibberelline, citochinine, appunto quegli ormoni e fattori di crescita tipici del regno vegetale, ma contengono anche enzimi, vitamine, oligoelementi, tutte sostanze però che non troviamo nelle parti adulte delle piante utilizzate in fitoterapia. L'attività più nota e più sfruttata dei gemmoderivati è proprio quella drenante, intesa proprio quindi come capacità di dirigere le tossine corporee verso gli organi deputati proprio allo smaltimento di queste tossine, fegato, reni, intestino e cute. Sia la fitoterapia che la gemmoterapia rientrano tra le terapie naturali ed olistiche e sono terapie individualizzate proprio in base alle specifiche sensibilità del soggetto. E non solo in base quindi al tipo di patologia o di disturbo da trattare. Queste metodiche terapeutiche vanno ad agire sul terreno della persona, che è proprio quindi quel particolare ed individuale moto reattivo, sia biologico che psicologico, che predispone un determinato individuo ad ammalarsi e ad ammalarsi di determinate patologie. In pratica, quindi, è il quadro delle predisposizioni patologiche di una persona. E queste metodiche terapeutiche sono efficaci sia per la sintomatologia in fase acuta che cronica, senza però andare a sopprimere il sintomo. Il loro fine ultimo, il loro obiettivo non è quello dell'immediata eliminazione del sintomo, a differenza della maggior parte dei farmaci di sintesi, ma proprio quello di andare a ripristinare l'omeostasi, l'equilibrio, inducendo proprio una progressiva risposta riequilibrante da parte del nostro organismo, a cui segue nel tempo poi una progressiva regressione del sintomo e quindi la guarigione. Dottoressa, lei ci ha parlato di azione drenante, quindi io a tal proposito mi chiedo, cosa di cui ho sentito parlare fra l'altro spessissimo nell'ultimo periodo, il drenaggio fitoterapico, che cos'è? Allora, ricollegandoci al discorso del drenaggio tossinico al quale abbiamo anticipato poc'anzi parlando proprio della gemmoterapia, dobbiamo dire che la naturopatia, che si fonda su una visione di empatia, con la natura, ha proprio come obiettivo, quello di favorire le condizioni propizie affinché venga ripristinata l'omeostasi, l'equilibrio, oltre che andare a stimolare le capacità di autoguarigione di ogni individuo. Questo attraverso metodi e rimedi naturali. E una tappa fondamentale di questo percorso è rappresentata proprio dal drenaggio fitoterapico, che permette, che consente proprio quindi al nostro organismo di eliminare tossine e scorie metaboliche, andando quindi a potenziare le difese naturali e andando quindi ad attivare la reattività del soggetto. Infatti, uno dei principi fondamentali della naturopatia è proprio quello di considerare come eziologia, come causa di tutte le forme morbose, ad eccezione ovviamente delle malattie congenite, l'accumulo di scorie prodotte dal nostro organismo per uno stile di vita errato, sbagliato. E quando la produzione di scorie supera comunque la capacità catartica del nostro organismo, quindi la capacità che ha il nostro organismo di eliminare queste tossine, si crea proprio una condizione di tossicosi che si evidenzia con tutta una serie di disturbi, quali ad esempio sensazioni di bocca amara al mattino, difficoltà digestive,
alterazioni della funzionalità intestinale, meteorismo, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, stanchezza, dolori articolari, mal di testa, sovrappeso, ritenzione idrica. Pertanto, quindi, in tutte queste condizioni, in queste situazioni, è fondamentale il drenaggio fitoterapico che ci permette proprio di andare ad eliminare tutte quelle sostanze di rifiuto prodotte dal nostro organismo, oltre a tutte quelle tossine che quotidianamente introduciamo attraverso l'alimentazione, l'assunzione di farmaci, l'inquinamento, senza considerare poi lo stress e i fattori psicoemozionali, quali appunto quindi emozioni negative e shock, che vanno quindi a compromettere la nostra capacità di eliminazione e di conseguenza crea un accumulo. Motivo per cui è fondamentale andare a favorire questo processo di detossificazione, di depurazione e la fitoterapia con tutta una serie di piante dalle proprietà diuretiche, drenanti, depurative, permette proprio quindi di eliminare queste sostanze di rifiuto dal nostro organismo, quindi attraverso proprio i nostri cari organi emuntori, fegato, reni, intestino e cute. E la pratica naturopatica deve passare obbligatoriamente attraverso quindi il drenaggio fitoterapico, che predispone poi ad interventi successivi e a trattamenti specifici. Il tutto ovviamente finalizzato al mantenimento di uno stato di benessere globale. Ad esempio, per una persona in sovrappeso che prima di intraprendere un percorso finalizzato proprio ad eliminare i chili in eccesso, è consigliabile e opportuno fare prima un drenaggio profondo, proprio perché gli organi emuntori puliti, scarichi di scorie, sono molto più reattivi. Questo perché durante il dimagrimento il grasso viene scomposto e tutte le tossine immagazzinate, stipate nel grasso, vengono poi rilasciate nel circolo sanguigno. Pertanto, quindi è fondamentale avere degli organi emuntori efficienti e reattivi in grado proprio di poter eliminare quindi questo eccesso di scorie, così appunto da non creare accumulo. Infatti, durante il drenaggio noi andiamo ad attivare tutti i tessuti e gli organi emuntori che, lavorando in sinergia, permettono proprio di eliminare completamente questi fattori tossici e scorie metaboliche. Può essere realizzato questo drenaggio attraverso determinate piante ad un basso dosaggio e per un periodo di tempo prolungato, così appunto quindi da andare a stimolare con delicatezza un leggero aumento della diuresi, con un aumento quindi delle secrezioni biliari e del transito intestinale. Inoltre, il drenaggio è un valido supporto sia per la prevenzione che per la cura di patologie varie, oltre che è fondamentale proprio per il mantenimento di uno stato di salute ottimale. Inoltre, può essere realizzato prima, dopo o durante una terapia farmacologica, e questo permette proprio al nostro organismo di disintossicarsi. Quindi, quando noi andiamo ad iniziare questo drenaggio fitoterapico, andiamo ad assumere quindi tutta una serie di piante che vanno ad attivare innanzitutto il fegato, perché è comunque l'organo addetto, l'organo quindi principale e fondamentale di questo processo di depurazione, proprio perché quindi è l'organo addetto alla trasformazione delle scorie, così da poter essere eliminate in ultima battuta dall'intestino e dai reni. E lo possiamo fare come? Attraverso piante come il tarassaco, il carciofo, la fumaria, il boldo, il rosmarino, la curcuma, volendo anche con il cardomariano, che è sì un epatoprotettore e ha un'azione, svolge un'azione diversa rispetto alle piante che ho appena citato. Ma proprio perché va a migliorare l'attività della cellula epatica, contribuisce anche a questo processo di depurazione. Quindi piante poi che vanno quindi ad attivare l'intestino, andando proprio a stimolare il transito intestinale. Poi piante con proprietà diuretiche che vanno ad attivare il rene, come la gramigna, la pirosella, le foglie di betulla, il tarassaco,
gli stigmi di mais, che sono l'infiorescenza femminile del mais, liquiseto, e infine piante che vanno a favorire il drenaggio cutaneo, come appunto la bardana, la viola tricolor, l'elicriso, perché proprio permettono di stimolare le ghiandole sudoripare, così da eliminare le tossine attraverso il sudore, oltre che andare a regolarizzare la secrezione delle ghiandole sebacee. Quindi, per mantenere il nostro organismo in perfetta salute, è fondamentale effettuare questo drenaggio almeno 2 volte l'anno, preferibilmente ai cambi di stagione, primavera e fine estate, e comunque è indispensabile in tutte quelle situazioni di stress prolungato oppure al termine di un periodo di eccessi alimentari o di assunzione eccessiva di bevande alcoliche, caffè, droghe, o in quelle situazioni in cui c'è stata un'assunzione prolungata ed abituale di farmaci, ovviamente il tutto affiancato da una corretta e sana alimentazione. Voglio concludere dicendo che è bene ricordare che naturale non è sinonimo di innocuo, bensì lo diventa se utilizzato correttamente. Pertanto, il corretto utilizzo dei fitoterapici deve essere sempre supportato dal consiglio di una persona esperta e competente, proprio perché anche le piante officinali possono nascondere effetti secondari indesiderati. Benissimo, dottoressa Savone, io la ringrazio moltissimo innanzitutto per averci parlato di un argomento così interessante e poi, dottoressa, per averlo fatto con la passione che la contraddistingue. Grazie, dottoressa, è stato un vero piacere. Io ringrazio voi e buona serata. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.